Intanto veramente un ringraziamento sentito a te, Bruno, per la richiesta a farmi partecipare al vostro DM. Vi porto i saluti del Presidente nazionale col quale ci siamo sentiti giusto ieri, molto brevemente. Gli ho detto della circostanza che sarei stato con voi questo pomeriggio e naturalmente mi ha detto di abbracciarvi tutti quanti. Ringrazio Marco perché è sempre in regia, è sempre in prima linea nella vostra sezione e quando si parla di formazione, devo dire che Marco è di una. Se me lo permettete, voglio fargli un complimento, ma non è un complimento, è veramente sentito. È di una formazione professionale che non è da tutti, e quindi è un gioiello da riservare molto caramente, Presidente. Grazie. Allora, mi è stato affidato questo compito di discutere un attimino delle spese straordinarie, paga il venditore, paga l'acquirente. Sarà pure spinoso, ma devo dire che approcciandomi all'argomento, le soluzioni che sono state conferite per rispondere al quesito, le soluzioni sono state non varie, sono state univoche, la giurisprudenza dal 2010 ha indirizzato un po' tutto quanto verso determinati binari e poi non si è discostata più. Prima del 2010 invece era abbastanza ondivaga. Io a questo punto condividerei il mio schermo. Allora, rifaccio quanto mi aveva suggerito il buon Marco. Si vede il mio schermo? Sì, Gaetano, se vai in presentazione, avvia dall'inizio, perfetto. Ok. Dovremmo esserci. Benissimo. Perfetto. Perfetto. Chiaramente un caro saluto a tutti gli associati che si sono collegati. Perdonatemi, era una gaffe. Oltre la dirigenza e chi si occupa della sezione, naturalmente un caro saluto a tutti quanti. Bene, stavo dicendo, questo tema prende voce dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che è l'articolo che in effetti ha più modificato la precedente disciplina. La riforma del condominio, se c'è qualcosa che è stato riformato, per la verità l'articolo 63 è l'articolo principe, se mi posso permettere, assieme al 1129 per tutta una serie di considerazioni che chiaramente in questo momento non mi accingo a prendere e a discuterne. L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione è un articolo, e teniamolo presente, in via preliminare, è un articolo inderogabile, così come ci viene proposto dal 72 delle disposizioni di attuazione. Quindi teniamo sempre presente che tutto quello che andremo a dire e che fa capo a questo articolo è inderogabile. Quindi stavo dicendo, la riforma del condominio, l'accezione della parola riforma significa modificare per migliorare. Riformare si cambia solamente per un miglioramento. Veramente la legge del 2012, cosiddetta riforma del condominio, sicuramente ha modificato tanto. Che ne abbia migliorato le cose, io ho qualche serio dubbio.
Però nella fattispecie sicuramente qualcosa di nuovo c'è stato e verosimilmente è stato migliorato. E allora partiamo con la lezione vera e propria e con l'aiuto delle slide che naturalmente metto a disposizione, Marco, poi mi direte se o inviarle in qualche modo via mail, mi direte voi. Gli atti di disposizione delle unità immobiliari, quindi la compravendita delle unità immobiliari e la responsabilità per i contributi condominiali. Come dicevo, si parla dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione e al quarto comma, perché i commi che ci interessano stasera saranno il quarto e il quinto, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Quindi abbiamo un obbligo al quarto comma di chi acquista e poi al quinto comma, lo vedremo più in là, un obbligo invece di chi vende, del cedente. Intanto ci concentriamo su questa prima parte. In materia di comunione c'è una norma simile, che è quella richiamata dall'articolo 1104 al comma 3, in cui espressamente e formalmente viene scritto: il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati. Quindi sull'obbligazione solidale la disciplina è univoca. La differenza sta nel fatto che in tema di condominio questa solidarietà viene limitata all'ultimo biennio, a due esercizi. E spiegherò meglio immediatamente perché non si parla di due anni. Rispetto alla disciplina della comunione, in cui questo limite del biennio non c'è. Perché non si estende la disciplina in tema di comunione al condominio? Perché lo stesso articolo 1139 del nostro codice ci dà la risposta, perché è normato che si estende al condominio la normativa della comunione solo quando non vi siano regole che rientrino nello specifico, non riguardino nello specifico un istituto. In questo caso del condominio abbiamo l'articolo 63 e quindi non possiamo andare ad applicare la disciplina dell'articolo 1104,3. L'obbligo di pagare i contributi, quando sorge l'obbligo di pagare i contributi condominiali, è questa la domanda a cui dobbiamo dare la risposta. L'obbligo di pagare i contributi condominiali è considerato propter rem. Cosa significa propter rem? Significa che è un obbligo che segue la vita dell'unità immobiliare, lasciatemi passare questa locuzione. Quindi quando si parla di qualcosa che segue la res, si parla di qualcosa che segue l'unità immobiliare e non tanto la vicenda dei diritti soggettivi della persona. Quindi si vuole indicare, così come scrivo nella mia slide, un'oggettiva e necessaria connessione con la titolarità del diritto di proprietà, chiaramente su una unità immobiliare da cui deriva la compartecipazione alle spese comuni. L'ambito applicativo, l'articolo 63 delle disposizioni, usa l'espressione chi subentra nei diritti di un condomino.
gli atti di subentro possono essere di duplice natura. Un atto che è di disposizione tra vivi e un atto di disposizione mortis causa. Entro un attimino un po' nei particolari, ma solamente è una tangente, non vado oltre. Le locuzioni latine possono servire per far capire meglio, ma non vi preoccupate, non vado sul difficile, ecco, giusto per essere chiari sin dall'inizio. Nell'ambito degli atti tra vivi, quindi inter vivos, dobbiamo distinguere gli atti che sono a titolo oneroso e quelli a titolo gratuito. Per dire che comunque quando si trasferisce una unità immobiliare può essere trasferita per atto tra vivi oppure per morti dovuta a causa di morte. Gli atti tra vivi possono essere gratuiti o a pagamento o onerosi, come ben sappiamo. Cosa sono i contributi? Intanto cerchiamo di capire questa parola come viene interpretata e comunque considerata dalla disciplina e anche dalla giurisprudenza, per la verità. I contributi sono i meri pagamenti, i pagamenti che vengono effettuati dai condomini nella cassa del condominio affinché con essi possano essere sostenute le spese chiaramente condominiali. Dite, ma questo è banale? Naturalmente è banale. Per chi come noi lavora da mane a sera maneggiando denaro altrui, o meglio gestendo denaro altrui, però al fine di intendere bene e meglio quello che è il messaggio di stasera, dobbiamo anche essere chiari sulle accezioni delle singole parole. E chiaramente ricordiamo che le spese, l'articolo anche qui, principe che riguarda le spese, l'articolo 1123, prende in considerazione non solo la partecipazione alle spese, ma anche la quantificazione e la modalità di partecipazione alle spese dei singoli condomini. Quindi le spese, come intesa dall'articolo 1123, e le entrate che rappresentano rispettivamente il profilo esterno delle relazioni condominiali e quello interno tra i condomini, i contributi, per le somme che devono essere raccolte al fine di sostenere gli oneri. Quando sorge l'obbligo di contribuzione? E qui entro ancora meglio in quello che è l'oggetto della mia relazione. È fondamentale capire quando sorge l'obbligo di contribuzione. Soprattutto quando l'unità immobiliare viene compravenduta in un periodo in cui si passa dall'assunzione della delibera di una spesa alla realizzazione dei lavori da cui poi derivano materialmente le spese. Quindi quando l'unità immobiliare viene trasferita e nel momento in cui viene trasferita viene assunta la decisione da parte dell'Assemblea di eseguire dei lavori, chiaramente parlo di lavori di manutenzione straordinaria, rispetto al momento in cui viene eseguito il lavoro di manutenzione straordinaria, lì iniziano a sorgere i dubbi e quindi ci accingiamo a rispondere a questi dubbi e a dissolvere questi dubbi. Rispondere al quesito chiaramente che cosa determina? L'individuazione del soggetto che è obbligato al pagamento. Risponde in questa fattispecie l'alienante, cioè chi vende, o risponde chi acquista?
La fattispecie più ricorrente è quella che riguarda l'imputazione di spese importanti, come dicevo prima, di ristrutturazione o l'intero rifacimento dei prospetti, perché parliamoci chiaramente, questo tipo di problema viene fuori proprio per l'addebito quando non si è chiari tra venditore e acquirente per individuare la persona obbligata a pagare questi contributi all'amministrazione del condominio perché chiaramente l'onerosità è sensibile e quindi ne viene fuori un problema di non poco momento. Quindi stavo dicendo, abbiamo questo tipo di lavori da realizzare. La decisione è stata deliberata dall'Assemblea in maniera prima che venisse alienata l'unità immobiliare e l'esborso si verifica anche parecchio tempo dopo della decisione assembleare. Questo tipo di soluzione risolverebbe alla radice tutto quanto, perché se tra, come ho accennato brevemente, se tra acquirente e venditore ci fosse una convenzione preliminare chiaramente che distinguesse i momenti in maniera particolare e si dicesse in maniera precisa a chi spetta l'onere di partecipare a quella spesa, chiaramente il problema dopo non si porrebbe. Purtroppo questo tipo di convenzione spesso non c'è. In questo caso dobbiamo delimitare quali sono gli effettivi confini in cui si può muovere l'amministratore per recuperare le somme dovute. Come accennavo all'inizio, dottrina e giurisprudenza hanno proposto diverse soluzioni, ora ne vediamo qualcuna. E centriamo un attimino nel merito. L'indirizzo più risalente nel tempo è quello che individua l'obbligo della contribuzione al momento dell'assunzione della delibera che approva la spesa. Chiaramente, ancora meglio se viene non solo approvata la spesa, ma anche il riparto di quella spesa. In questo caso, obbligato al pagamento è il proprietario dell'unità immobiliare che risulta tale nel momento in cui viene adottata la delibera di approvazione della spesa. E credo che questo tipo di interpretazione non dia grandi problemi per capire in effetti chi è titolato non solo nel diritto di proprietà dell'unità immobiliare, ma anche abbia l'obbligo di sopportare la spesa. L'altra soluzione è il momento della realizzazione, cioè c'è chi identifica nel momento della realizzazione il tempo in cui si concretizza l'obbligo di pagare l'onere a capo di quella unità immobiliare. Quindi si lascia questo tipo di soluzione, lascia stare il momento della delibera assembleare e acquisisce invece come momento come dire in cui si concretizza l'obbligo del pagamento nel momento della realizzazione vera e propria. Quindi sarà obbligato chi è proprietario nel momento in cui iniziano i lavori e quindi vengono eseguiti.
Una terza possibilità di interpretazione è stata quella relativa all'origine della spesa da sostenere. Cioè a dire, questa tesi prende in considerazione le due tipologie di spesa, cioè quelle ordinarie di manutenzione ordinaria e quella di manutenzione straordinaria. E una sentenza su tutte, che è quella che cito io, la 10.235 del 2013, che pone in essere questa distinzione, ci dà subito la soluzione all'enigma. In relazione alle prime, l'obbligo del condomino sorge per legge non appena è stato realizzato l'intervento. Quindi, quando si tratta di manutenzione ordinaria, risponde sempre il proprietario nel momento, chi era proprietario, chi è proprietario nel momento in cui si realizza l'intervento di manutenzione ordinaria. Quindi si realizza l'intervento che genera la spesa in quanto è effettuato nell'interesse della comunità. Questo dipende dall'attività dell'amministratore a cui spetta proprio questo potere, cioè è quello di erogare le spese occorrenti ex numero 3 primo comma dell'articolo 1130. Spetta all'amministratore erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio per l'esercizio dei servizi comuni. Quindi, per la verità, come dicevo ancora prima, è dal 2010 e questa del 2013 sentenza della Cassazione che i giudici hanno intrapreso una determinata via e da quel momento in poi hanno seguito senza tentennamenti questo indirizzo. Vado oltre. Per quanto riguarda la seconda tipologia, quindi le spese di manutenzione straordinaria, è la delibera che viene ad essere determinante ai fini dell'imputazione della spesa in capo a chi? A chi era proprietario al momento della delibera e ha quella delibera a valore costitutivo dell'obbligazione, perché viene rimessa all'Assemblea la valutazione della necessità della spesa e la determinazione dei limiti qualitativi e quantitativi. Capite che dinanzi ad una motivazione del genere espressamente posta nel corpo di una sentenza di tale fatta, si sgombra il campo da qualsiasi dubbio. In questo caso, quindi, è obbligato al pagamento il proprietario tale al momento dell'adozione della delibera. Questa stessa sentenza stabilisce che la delibera costitutiva dell'obbligo al pagamento deve determinare e commissionare concretamente i lavori. Attenzione, c'è da fare un importante discrimine tra le delibere che programmano eventualmente determinati lavori e delibere invece che entrano nel concreto, cioè affidano ad una ditta i lavori e determinano l'onere di quei lavori stessi. Meglio ancora, come dicevo prima, se viene a determinare anche lo stato di riparto di quell'onere. Bene, la delibera che determina l'obbligo al pagamento è quella specifica delibera in cui si individuano concretamente i lavori e gli oneri da pagare e anche l'affidamento ad un'impresa. In tutto questo dovremmo anche ricordarci che esiste anche la norma sui fondi, l'articolo 1135, ricorderete perfettamente che pone un onere
a carico del condominio, o meglio dell'assemblea, quello di determinare i fondi che necessariamente occorrono a raccogliere la provvista per il pagamento delle spese straordinarie, di manutenzione straordinaria. Questo articolo aveva, ricorderete anche che ha subito dal decreto Destinazione Italia delle modifiche, per cui alla fine si è detto che il fondo speciale non si sarebbe dovuto raccogliere tutto e subito dopo la delibera dell'assemblea di approvazione dei lavori, in cui venga anche determinato il fondo stesso a pena di nullità della delibera stessa. Ha previsto il decreto Destinazione Italia l'acquisizione di questo fondo secondo gli stati d'avanzamento dei lavori, vanificando per la verità quello che di buono si era disciplinato come modificazione e come introduzione per la prima volta di un fondo cosiddetto speciale nella disciplina italiana. Vanificandola perché a noi amministratori ha reso la vita un po' più difficile. Altro sarebbe stato se avessimo potuto raccogliere prima e subito, prima di quando? Prima della stipula del contratto d'appalto, i fondi necessari per realizzare i lavori di manutenzione straordinaria, e poi con questo decreto si vanifica tutto quanto, come spesso succede nel nostro paese, nella nostra penisola. Perché andare a raccogliere i fondi sal per sal, mi insegnate, e noi siamo sempre in prima linea su questo, mi insegnate che esercizio più difficile non ci possa essere. Non sto qui ad entrare ancora nel merito dei fondi. Chiaramente nel momento in cui viene assunta la delibera di eseguire i lavori e l'unità immobiliare in quel momento viene trasferita da Tizio a Caio, dal compratore al venditore, naturalmente anche l'onere del pagamento del fondo segue quelle sorti. Chi ha deliberato di eseguire quei lavori e di pagarli con il fondo, a maggior ragione deve rispondere della costituzione di quel fondo. Voleva essere, ecco, solamente una puntata sui fondi. Io con i tempi come siamo, 15:43, no, mi sembra che ci stiamo. L'altro aspetto determinante sulla compartecipazione, sulla responsabilità solidale tra acquirente e venditore, è il riferimento a quel biennio di cui dicevo nell'introduzione. Per la verità si fa riferimento all'anno in corso e a quello precedente, così come disciplinato sempre dall'articolo 63 al quarto comma. Rileva, se non sia diversamente convenzionato, nei rapporti interni tra chi vende e chi acquista, nei rapporti esterni verso il condominio, uno dei due comunque non rileva tanto nei confronti del condominio, perché comunque uno dei due dovrà versare queste somme. A maggior garanzia del condominio si punta a riscuotere le somme anche dall'acquirente dell'unità immobiliare. Il termine anno non può essere considerato l'anno solare, ma è interpretato dalla dottrina
e anche dalla giurisprudenza come anno di esercizio, perché sappiamo che gli esercizi contabili dei condomini potrebbero non coincidere con l'anno solare. Quindi quando si fa riferimento a questa disciplina dell'articolo 63, quarto comma, dobbiamo intenderla come l'esercizio in corso e l'esercizio precedente. Anno lo dobbiamo intendere come esercizio in corso e esercizio precedente. Quindi abbiamo visto che non è applicabile l'articolo 1104 del Codice Civile in tema di comunione e con la limitazione temporale della responsabilità solidale dell'acquirente, chiaramente. In tale arco temporale l'amministratore potrà pretendere il pagamento degli oneri maturati e non liquidati da chi ha venduto dall'acquirente stesso. Quantunque potremmo anche trovarci nei bilanci, nello stato di ripartizione a suo tempo approvato dall'assemblea compaia solo il nome dell'alienante. Ecco, non deve trarre in inganno una situazione formale di tale genere e dobbiamo considerare che questo obbligo sia passato, lasciatemi dire, quasi ipso iure dal venditore all'acquirente, quindi l'acquirente ne risponde indipendentemente dalla formalizzazione in uno stato di riparto o in un bilancio del nome che viene accostato all'unità immobiliare. All'acquirente, quindi, all'acquirente che cosa rimane? Intanto deve pagare al condominio le somme che gli vengono richieste dall'amministratore. E poi potrà rivalersi nei confronti, quindi c'è un diritto di rivalsa nei confronti di chi gli ha venduto l'appartamento, l'unità immobiliare, quello che è stato oggetto della compravendita, per i contributi versati per il periodo in cui non era ancora proprietario di quelle unità immobiliari. Quindi si può sostenere che la responsabilità solidale a carico dell'acquirente opera sul piano dei rapporti esterni, quindi sul piano dei rapporti col condominio e non nel rapporto interno, perché quello viene chiaramente gestito, disciplinato, regolamentato dalla legge, sicuramente, perché c'è il diritto di rivalsa, e nel loro interesse sarebbe quello di stipulare una convenzione all'atto o per esempio nel preliminare di vendita, dove venga stabilito a carico di chi debbano essere imputate le somme dei lavori di manutenzione straordinaria. Altro momento di riforma, altro momento di modifica nel 2012, sempre sull'articolo 63 delle disposizioni d'attuazione, l'ultimo comma dispone che chi cede i diritti sulle unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Ritorno ad un mio pensiero, o meglio, più che mio pensiero è quello che è l'articolo 63, come dicevo, teniamo a mente che è inderogabile. Quindi non si può derogare ad una regola del genere, ad una norma del genere. Cioè vengono trasferiti, cioè il trasferimento dell'unità immobiliare ai fini del pagamento delle somme, dei contributi condominiali, è determinato dalla trasmissione della copia autentica del titolo all'amministratore. Questa norma va letta di pari passo con quella formalizzata al comma primo dell'articolo 1130, numero 6,
in tema di anagrafe condominiale, secondo il quale l'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Quindi deve essere sempre aggiornato, lo sappiamo, questo registro, e la portata innovativa di questo comma, ultimo comma dell'articolo 63, sta nel responsabilizzare chi vende l'appartamento, chi vende l'unità immobiliare, responsabilizzarlo fino al punto di dire: sarai tu considerato obbligato a pagare i contributi maturati fin tanto che non trasferirai all'amministratore la copia autentica del titolo. E quindi mette un po' al riparo da responsabilità l'amministratore, dico un po' perché comunque sappiamo tutti quanti che questo obbligo di tenere sempre aggiornato il registro di anagrafe condominiale è un obbligo vero e proprio dell'amministratore, tanto che conosciamo anche le modalità per mezzo delle quali si deve muovere l'amministratore al fine di ottenere l'aggiornamento del registro. L'amministratore deve curare e quindi è obbligato, però c'è questo obbligo anche di chi vende l'appartamento e pertanto direi che contempera un attimino il gravame che è addosso all'amministratore, individuando finalmente anche la legge un soggetto diverso dall'amministratore a cui addossare delle responsabilità. La ratio qual è? È quella chiaramente di indurre chi vende a cooperare effettivamente all'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, evitando, come dicevo prima, di gravare l'amministratore di attività extra, di ulteriori costi di ricerca degli aventi titolo. Questo se l'alienante in qualche modo prima o poi si rende diligente. Qualora non lo facesse, è chiaro che l'amministratore comunque, nel momento in cui ha percezione che vi sia stato un trasferimento di proprietà, dovrà attivarsi per rendersi conto se tale trasferimento è effettivamente avvenuto o meno. Mi piace sottolineare un aspetto che quando si discute di questa disciplina, di questa fattispecie, spesso non viene presa in considerazione, anche se è diventata veramente rilevante: l'opera del notaio. È chiaro che se il notaio svolge con dovizia di particolari la sua attività professionale e conosce le regole che disciplinano la materia condominiale, può dare una grande mano d'aiuto ad entrambe le parti che stipulano il contratto di compravendita, e dà indirettamente una grande mano d'aiuto all'amministratore. Una prassi che si è formata nel corso del tempo è quella di adottare da parte dei notai di adottare la dichiarazione di avvenuta stipula. Mediante questa dichiarazione di avvenuta stipula, il notaio immediatamente dopo la conclusione dell'atto dà tutte le indicazioni all'amministratore che sono utili ai fini dell'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, senza che ci sia l'attesa della completa formalizzazione del contratto di compravendita. Come sappiamo, c'è sempre del tempo che trascorre tra
la firma dei contratti di compravendita e poi il rilascio delle copie da parte del notaio in originale sia all'acquirente che al venditore. Con questa dichiarazione si dà una grande mano d'aiuto perché si stringono tantissimo i tempi e non ci sono tempi lunghi di attesa e di incertezza soprattutto. Questo strumento è efficacissimo da questo punto di vista e salvaguarda anche le ragioni di riservatezza, perché ai fini del registro di anagrafe condominiale ci servono determinati dati, altri dati non servono e quindi sarebbe anche inutile andare a rendere pubblici qua e là dati che, come per esempio il costo dell'unità immobiliare, dato che sicuramente non serve per l'aggiornamento del registro di anagrafe. Mi piace anche soffermarmi sul fatto, è un po' tecnico, ma proprio poco, sarebbe un aspetto più da avvocati che da amministratori, però conoscerlo non credo che sia male. Questo comma quarto dell'articolo 63 non configura tra chi vende e chi acquista un vincolo di solidarietà sussidiario, cioè nelle aule di giustizia e comunque in dottrina si dice che non opera il beneficium ordinis, in forza del quale il condominio dovrebbe rivolgersi prima al cessionario e poi al cedente. Quindi non c'è, non opera questo principio. Il vincolo di solidarietà tra l'uno e l'altro, quindi sempre tra venditore e acquirente, è un vincolo di solidarietà puro, perché la legge conferisce al condominio, per rafforzare la tutela del credito condominiale, conferisce il potere di pretendere il pagamento immediatamente dal cedente senza rivolgersi prima al cessionario. Quindi, l'avevo già detto prima per la verità, lo sottolineo in questo momento, perché anche questa deve essere vista nell'ottica, anche questo profilo deve essere visto nell'ottica di un ausilio all'amministratore e non come un onere maggiore a carico dell'amministratore. Andando avanti, vi faccio una breve rassegna delle sentenze che hanno preso in considerazione questi problemi. Per chi ne avesse voglia, le indicazioni portano gli estremi del giudicante, della data e del numero. E come dicevo in apertura, è dal 2010 che secondo me questa è veramente la prima sentenza che stabilisce il principio in base al quale, nel caso di alienazione del bene avvenuto tra la deliberazione delle spese straordinarie e l'esecuzione delle stesse, a risponderne sia il venditore, cioè chi era proprietario quando è stata assunta la decisione. Non si è in presenza di un'obbligazione, come dicevo prima, propter rem, che sorge, questo è proprio preso pari pari dalla sentenza, che sorge per il sol fatto di essere proprietario di una unità immobiliare in condominio, ma si è di fronte ad una scelta della maggioranza dei condomini che vincola gli assenti e dissenzienti se validamente e legittimamente espressa. Come dicevo prima, questo tipo di delibera ha carattere costitutivo e da questa costitutivo di che cosa? Dell'obbligo a pagare
al tempo in cui la titolarità del diritto era del venditore. Sempre nel merito, Tribunale di Roma, Tribunale di Torino, è nulla la delibera assembleare che addebita in capo all'acquirente di una unità immobiliare non soltanto la morosità relativa all'anno in corso e a quello precedente, ma anche quella ante biennio, in violazione, come abbiamo visto, dell'articolo 63 della disposizione. Quindi mai porre in una decisione assembleare un addebito di tale portata, perché costituirebbe un vero e proprio vulnus per quella delibera, vulnus che non è sanabile in quanto porterebbe, voglio dire, la nullità della stessa decisione, quindi da poter far valere in qualsiasi momento, in qualsiasi tempo. Ancora un'altra decisione che mi è sembrato giusto indicare in questo contesto: è illegittima la clausola di natura contrattuale del regolamento che, derogando alla norma sopra detta, estenda la possibile responsabilità del nuovo condomino anche per le morosità condominiali arretrate oltre il biennio precedente all'acquisto dell'unità immobiliare. Quindi non solo un'eventuale delibera assembleare, ma anche una regola trascritta nel regolamento di condominio di tale portata è illegittima, e quindi è un articolo del regolamento che è da considerare assolutamente nullo. La nullità da che cosa deriva? Deriva dalla inderogabilità dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione. Ancora il Tribunale di Taranto, che ci va a sottolineare: qualora siano state approvate più delibere, solo dalla delibera definitiva di approvazione dei lavori, cioè quella in cui venga incaricata l'impresa che dovrà eseguire i lavori, solo da quella si potrà evincere chi è l'obbligato a pagare le spese. Una delibera programmatica non fa sorgere l'obbligo al pagamento. Lo dicevo prima, qui c'è una sentenza anche tutto sommato recente di un tribunale che sottolinea il fatto che qualsiasi tipo di delibera non vale a far sorgere l'obbligo al pagamento, ma solamente le delibere in cui vengono circoscritte determinate clausole, determinati momenti che sono l'approvazione dei lavori, l'affidamento all'impresa di quei lavori e, aggiungo ancora, come dicevo prima, lo stato di riparto qualora fosse possibile. È valida, questa è ancora un'altra Cassazione, è un po' più risalente del 2008, è valida nei rapporti tra venditore e compratore una clausola da inserire nel contratto di compravendita che faccia ricadere l'onere per le spese condominiali relative a lavori di straordinaria manutenzione per delibere da eseguire sul compratore. Quindi ritorniamo anche qui a quello che commentavo prima, e se ci fosse una convenzione esplicita anche da inserire nel contratto di compravendita o in un preliminare, ben venga, perché va a chiarire i reciproci rapporti tra compratore e venditore. Allora, ancora un'altra Cassazione, l'ordinaria amministrazione. Ecco, questo è anche un momento particolare per noi amministratori, perché dobbiamo saper effettivamente quando andiamo a discutere di ordinaria amministrazione e quando andiamo a discutere di straordinaria amministrazione. Presa pari pari dalla sentenza, l'ordinaria amministrazione differisce dalla straordinaria in ragione della prevedibilità o normalità o meno
nel tempo dei lavori, nel senso di periodica. Per ordinaria si intendono gli interventi che si ripetono nel tempo e che è necessario effettuare periodicamente ai fini della conservazione del bene. Per straordinaria manutenzione si intendono gli interventi eccezionali e resi necessari a seguito di eventi imprevisti, quali quelli determinati da caso fortuito e forza maggiore. Quindi la differenza è ben netta tra ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. Facciamo riferimento a questi principi, che per la verità sono principi dettati ancor prima del 2011, così come vi sottolineo in questa Cassazione, e vengono ripresi nel corso del tempo anche successivamente, e teniamo a mente bene questa differenza, perché chiaramente, da come abbiamo visto, se la spesa rientra nella manutenzione ordinaria, sicuramente deve essere a carico di chi acquista, di chi ha acquistato l'appartamento, e quindi viene imputata nel momento in cui si svolge l'esecuzione del lavoro, mentre se è straordinaria, non mi ripeto più, abbiamo visto qual è l'imputabilità. L'importanza del notaio, lo dicevo prima, qui ho ripreso per la verità uno studio di un notaio in particolare, a cui faccio riferimento, il notaio Marmocchi, che partecipò ad una nostra assise tenuta a Cagliari. Il notaio può essere considerato la levatrice del condominio, siccome è una cosa che mi fa piacere citare, perché è un po' particolare, ma in effetti è la realtà. Perché nasce, il condominio nasce dentro lo studio di un notaio, nel momento in cui si stipula il primo contratto, come sappiamo, di compravendita di un immobile all'interno dell'edificio che da quel momento in poi diventa edificio condominiale. E quindi è dal notaio che viene un po' fuori tutta l'organizzazione e comunque il principio, viene fatto concreto il principio della giustizia preventiva, cioè vengono definite le regole laddove possibile e non ci siano norme inderogabili, vengono definite le regole affinché successivamente non ci siano problemi di imputazione proprio sia di diritti, sia di servitù, sia di oneri condominiali e di contribuzioni condominiali. Quindi dal notaio si possono prevenire, e come se si possono prevenire le liti, l'atto di alienazione di una unità immobiliare è il momento in cui si precisano, come vi ho detto prima, eventuali riserve di proprietà, i regolamenti condominiali, soprattutto i regolamenti cosiddetti contrattuali, i maggiori diritti di alcuni condomini rispetto ad altri e altri vincoli. Torno a ribadire, ci sono dei notai, lo dico per esperienza, perché ormai voglio dire, ne ho tante. Ci sono dei notai che conoscono bene le regole del condominio, ci sono dei notai invece che le conoscono poco, o soprattutto chi collabora con lui e prepara gli atti conosce propriamente poco la disciplina condominiale. Quindi se ci capita il notaio che ha ben studiato le cose del condominio, ma oggi mi sembra che si siano messe abbastanza bene le cose, perché i notai di solito ancora prima della stipula dell'atto chiedono le informazioni a noi amministratori. Ormai praticamente diffusissima questa attività e questo finalmente, voglio dire, è qualcosa che ci rende la vita un pochettino più semplice.
Il preliminare di vendita, ne accennavo prima, in sede di preliminare addirittura si possono risolvere ab initio tutte quante le situazioni che possono generare dei problemi. Quindi tutto quello che ho detto prima, senza ripetermi, può essere disciplinato, può essere convenzionato per la buona pace di tutti quanti. Il contraente promittente, acquirente fisiologicamente interessato a partecipare ad un'eventuale assemblea in quanto è destinato a divenire proprietario dell'unità immobiliare. La fattispecie è quella che nelle more della trasmissione dell'atto del diritto di proprietà tra il futuro venditore e il futuro acquirente, stavo dicendo, un momento particolare di risoluzione di eventuali conflitti e prevedere che addirittura il venditore deleghi alle assemblee che ci sono nel frattempo il proprietario. La previsione preliminare di una clausola che stabilisca l'obbligo del committente venditore a rilasciare un'idonea delega al promittente acquirente per partecipare all'assemblea con ampia possibilità di scelta, chiaramente si innesca problemi e criticità nell'eventuale rapporto che successivamente sarà concretizzato. Anche la previsione dell'obbligo del promittente venditore a versare tutti i contributi condominiali di sua spettanza prima della stipula definitiva e di fornire in sede di stipula la relativa prova è un operato del buon notaio e quindi anche qui si realizza quella prevenzione di cui facevo cenno prima. Chiaramente un notaio che dà una mano d'aiuto prima di tutto ai suoi clienti, che saranno il venditore e l'acquirente, che dà una grande mano d'aiuto ad entrambe su questo fronte, dà indirettamente un grande ausilio allo stesso amministratore. Lo dicevo in premessa, i contributi condominiali e la successione a causa di morte. Quindi fino ad ora abbiamo parlato di atti di compravendita, parliamo un attimino, ma giusto veramente un accenno al trasferimento del diritto di proprietà mortis causa e parliamo di questi obblighi. L'obbligo di pagamento dei contributi dovuti dal decuius prima della morte, che è un vero e proprio debito ereditario, grava su tutti gli eredi che sono tenuti per le proprie quote a versare i contributi condominiali. L'obbligo di pagamento dei contributi dopo la morte del decuius sta in capo al titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, perché a quel punto è definito chi abbia avuto il trasferimento del diritto di proprietà. E quindi dopo la morte chiaramente il problema non si pone. Ne abbiamo avuti di questi casi, no? Nel momento in cui c'è un tizio che purtroppo passa ad altra vita, poi ci sono le questioni tra gli eredi, e se non dovesse esserci un atto, un testamento, sapete, voglio dire, quali sono i problemi che abbiamo, sia nell'imputazione che anche nelle convocazioni delle assemblee. Alcune volte, dico io, si creano dei condomini nei condomini per quanti sono gli eredi che devono partecipare e avrebbero titolo in teoria a partecipare alle assemblee. Facciamo questa distinzione, quindi il trasferimento mortis causa può avvenire a titolo universale
per tante persone, a titolo universale a favore di una sola persona e a titolo di legato. Quindi rispettivamente nel primo caso sono tenuti al pagamento i coeredi in maniera solidale, nel secondo caso è tenuto solamente l'erede a cui l'immobile sia stato assegnato, nel terzo caso è tenuto il beneficiario naturalmente del legato. Io qui avrei concluso, mi rimetto alle domande se ce ne stanno, a qualche chiarimento, e come vi ho detto prima, le slide, qualora facesse piacere, sono a vostra completa disposizione. Grazie per l'attenzione. Grazie Gaetano del tuo contributo, grazie molto Gaetano. Io avevo una piccola precisazione, se posso, Barbara. Certo. Ed è questa: in effetti noi stipulammo qualche tempo fa, ricordi Gaetano, tu tra l'altro immagino tu fossi stato in qualche modo promotore di questo, se non ricordo male, proprio per un protocollo di intesa tra il notariato, sì, e la NACI, no? Proprio finalizzato a questo tema. Ricordo il tuo lavoro su questo e del presidente, proprio in ragione del fatto che vi fosse questo protocollo con un pensiero comune su come fosse necessario rapportarsi in occasione delle compravendite. No? Abbiamo scritto anche, c'è un libricino scritto tra ANACI e il notariato nazionale, che era stato per la verità diffuso subito dopo, e parlo proprio del subito dopo questo famoso intervento che avemmo assieme in quel di Cagliari, perché vi ricorderete, il presidente Corona ha un figlio che è notaio, ed è un notaio Corona, molto Maurizio molto... Corona? Maurizio Corona, sì. Perché c'è questo sorriso? Maurizio Corona è uno studioso della disciplina condominiale, e a lui dobbiamo soprattutto il contributo per quel libricino che è stato realizzato, dove si indicano le linee guida che devono assumere i notai proprio per collaborare con noi amministratori. Se fosse possibile, non lo so se è possibile Marco, ma se ne tirerò fuori qualcuno, ve lo farò avere se non lo avete avuto, se non l'avete mai letto. Io l'ho letto, devo dire, anche con molta attenzione. Il protocollo prevedeva anche dei moduli che in un qualche modo erano condivisi tra l'associazione appunto e il Consiglio del Notariato. E devo dire che alcuni notai della piazza del territorio bolognese sul quale io opero erano a conoscenza di questo, quindi evidentemente è stato anche divulgato attraverso l'ordine. Però capita che ci sono persone che non hanno, purtroppo, si comportano ancora nel vecchio modo di intendere la compravendita, e lasciano come se fossero dei problemi di natura bagatellare il fatto che le quote condominiali, ma sì, ma sai che cosa, quale problema possono comportare, però poi i problemi, ahimè, ricadono poi alla fine su di noi, che dobbiamo gestirle noi queste cose, se non vengono gestite ab inizio. La sua ragione è anche l'attenzione dell'anagrafe condominiale, no? Sul tema delle corrette registrazioni, soprattutto nei contributi fiscali, che ora banali non sono più, ci limitiamo alle semplici, no, spese di natura condominiale, ordinarie o straordinarie che siano, ma qui in gioco ci sono dei numeri che a volte possono diventare pesanti, per cui è chiaro che l'attenzione nella coerenza, no? Nella tempestività delle comunicazioni, che queste comunicazioni siano corrette, diventa poi un elemento fondamentale per noi, soprattutto che abbiamo la responsabilità della gestione dell'anagrafe. Certo, no? Sì, assolutamente Marco. Quella dichiarazione di cui dicevo prima dei notai, qualora fosse veramente diffusa, salverebbe tutto questo problema che si innesca. Certo, laddove poi andiamo a parlare anche della detraibilità delle somme che vengono pagate per oneri straordinari, a maggior ragione
come dici tu, diventa assolutamente fondamentale avere subito le idee chiare e non lasciare nel limbo a chi devono essere a chi devono andare a favore, perché ormai si parla di detraibilità fiscale e quindi si parla di somme importanti che devono andare a finire nei cassetti fiscali. Certo, nel momento in cui partiremo in maniera definitiva con questo super bonus, a maggior ragione bisogna capire in quali cassetti fiscali devono maturare questi crediti d'imposta, con quali codici fiscali. Voglio dire, io non spero proprio di non avere questo tipo di problema, mi auguro, e nessuno di voi, per carità. Ci sono delle domande, se vuoi leggerle tu cortesemente. Ci sono delle domande, quindi vedo in chat qualche domanda. Barbara. Chat. Prego. Allora, la prima di Caravella Cassiana dice: giusto fare inserire negli atti di stipula tutti i sub beni comuni non censibili in condominio, quattro atti tutti diversi relativamente ai sub beni comuni non censibili. Dov'è Cassiana? Se vuoi attivare l'audio e spiegarlo un po'. Ecco, sì. Ecco, mi sentite ora? Sì. In questo condominio, dove tra l'altro ha comprato due appartamenti mio figlio, ci sono delle parti comuni e solo in un atto sono state inserite dal notaio. Io ho fatto notare al notaio che di quattro che mi sono arrivati a me in quanto amministratore anche del condominio, ci sono questi beni comuni che in alcuni atti ci sono, in altri non ci sono. E quindi ora magari non, il problema non sorge, però un domani quando uno deve andare a vendere, quindi io ho parlato anche con un geometra dove mi dice: guarda che comunque il catasto non è probatorio, è l'atto che fa fede. E quindi io mi chiedo, devo chiedere al notaio di fare una rettifica sugli atti dove mancano questi sub? Tra l'altro uno è un porticato di accesso agli appartamenti. Nel momento in cui, mi permetto poi, Marco, dici anche tu, nel momento in cui non viene specificato nell'atto di compravendita il bene comune, praticamente è come se ci fosse un'esclusione. E quindi diventa poi un problema da gestire, o meglio, quel proprietario non potrà vantare una quota parte su quel bene comune, perché è espressamente, dovrebbe essere, per la verità, espressamente escluso, però un comportamento del genere ingenera un grosso dubbio. L'esclusione dal 1117 dei beni comuni, giurisprudenza riporta che deve essere, torno a ripetere, espressamente escluso. Però il fatto che non sia stato scritto e che sia stato scritto in altri, in genere sì, sarebbe, ove possibile, farlo rettificare, dovrebbe essere rettificato. È vero che poi il catasto non fa prova, non, per carità. Grazie mille. Prego. Vedo anche che l'allineamento poi tra le operazioni di natura catastale, il regolamento condominiale, in un qualche modo, se questo di natura assembleare o contrattuale, Cassiana, non so se questo è il caso nel quale appunto siano e quale tipologia di regolamento contrattuale, è chiaro che anche questo fa la differenza, per cui regolamento contrattuale. Che il regolamento ovviamente deve prevedere al suo interno tutte quelle che sono le parti comuni condominiali per natura e per norma, e quindi è evidente che se non vi è questo allineamento c'è una, come dire, una distonia che senza dubbio va in un qualche modo sanata. Grazie. Poi c'è una domanda di Mattia Natale che dice: buonasera, per quanto riguarda eventuali debiti di oneri condominiali di un ex condomino divenuti inesigibili, ad esempio a seguito di un pignoramento con insinuati altri creditori privilegiati, si considera
il momento della conoscenza delle inesigibilità o l'insorgenza del credito. Spesso è un argomento di lite importante con gli acquirenti. Grazie. Per inesigibilità bisogna vedere quando matura questa inesigibilità. Si può parlare con chi è a... Sei? Buonasera, ciao a tutti. Ah. Allora, buonasera. No, allora, il problema che spesso si pone è, ad esempio, si fa un pignoramento a un condomino moroso che magari ha solo l'appartamento dentro quel condominio come beni immobili, non ha altre cose intestate. Ovviamente nelle more del pignoramento subentrano banche, Stato, eccetera. Il condominio non riesce a riprendere tutte le quote degli oneri condominiali, quindi resta uno scoperto che di fatto diventa inesigibile, perché una volta che il bene è stato alienato e questo soggetto nulla ha più, generalmente si mette poi dopo nella contabilità ripartita fra tutti i condomini e si dichiara appunto che non si procederà con altri pignoramenti, ad esempio mobiliari presso terzi, eccetera, in quanto magari non si hanno conoscenze o il soggetto non lavora, eccetera, eccetera. E quindi il problema, se io considero ovviamente l'insorgenza del credito, nel frattempo sono passati 5-6 anni, perché ovviamente i pignoramenti hanno tempi lunghi, devo andare a recuperare tutti i vecchi proprietari che nel frattempo hanno venduto. Se invece io considero la delibera condominiale con cui appunto si dichiara che non si procede oltre e si appiana il debito in questa maniera, lo vado ovviamente a chiedere ai nuovi proprietari che non sono molto contenti della ripartizione. Beh sì, questo lo capisco, però dipende dalla volontà dell'assemblea. Nel momento in cui le somme, non per negligenza dell'amministratore, diventano inesigibili, qualcuno, perdonatemi la banalità, o ci si mette d'accordo con i fornitori che devono avere questi denari, oppure gioco forza. Questo è un caso eccezionale in cui può essere diviso tra i condomini il debito di un condomino, cosa che in effetti nelle situazioni normali lo sappiamo, non è possibile. Ma in questo caso mi sembra che una delibera dell'assemblea possa anche vincolare la persona restia a non pagare. Grazie. Prego. Poi abbiamo una domanda di Furneri Tiziana. Dice: ho preso un condominio da poco, la signora Rossi ha un conguaglio alto e mi dice che spetta al precedente proprietario. Io ho il diritto di scrivere al precedente proprietario o comunque devo rivolgermi all'attuale proprietaria? Il vincolo giuridico che lega il condominio al condomino vincola l'attuale proprietario. Questo, ritornando, è un'obbligazione propter rem. Cioè, qui stiamo parlando di conguagli, quindi stiamo parlando di ordinaria amministrazione. L'attuale proprietario risponde nei confronti del condominio e paga, dimostrando di avere pagato, può avere la rivalsa, può far valere il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha venduto a lui l'appartamento. Bene, poi abbiamo una domanda di Ferioli Gianni. Dice: l'addebito dell'anno in corso e dell'anno precedente vale anche in caso di acquisto con asta del tribunale? No, quando si acquistano i beni da un'esecuzione in cui è intervenuta anche l'autorità giudiziaria, questi beni vengono acquisiti dal nuovo proprietario senza alcun onere precedente.
vengono... Due domande di Simona Colonnesi. La prima dice: in caso di presenza di un fondo cassa, il venditore ha diritto alla restituzione della quota del condominio? Dal condominio? Chiedo scusa, c'è stato un momento in cui non ho sentito. Allora, dice: in caso di presenza di un fondo cassa, il venditore ha diritto alla restituzione della quota dal condominio? No, non ha diritto. Il fondo è un fondo condominiale. Nel momento in cui le singole quote sono incassate, fanno parte del fondo, sono nella cassa del fondo, non possono più essere stornate a meno che non vi sia una delibera di assemblea in questo senso. Nel momento in cui si vende, il venditore potrà dire all'acquirente: guarda che sto lasciando nel fondo anche questa quota, o me la restituisci tu perché ne godrai tu successivamente, oppure nel momento in cui ti vendo l'appartamento, te lo vendo per 1.000 euro, te lo venderò per 1.100 perché ci sono le 100 anche del fondo. Però sono rapporti che vengono ad essere disciplinati con una convenzione tra loro due. Al condominio non interessa, però non possono essere tolti dal fondo quei soldi. Poi, l'ultima domanda per il momento, che vedo che è sempre di Simona, dice: in caso di morte, chi deve farsi carico delle spese nel caso in cui l'eredità è stata accettata con beneficio di inventario? Chiedo scusa, repeat, perdonami. In caso di morte, Barbara, chi deve farsi carico delle spese nel caso in cui ci sia l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario? Beh, per il discorso del beneficio dell'inventario, è chiaro che è tutto sub iudice quando c'è un inventario da concretizzare, quindi gioco forza, bisognerà attendere che venga definito prima l'inventario, perché a quel punto avrebbe diritto a non pagare l'erede, fino a quando poi non si scioglie questo nodo. È arrivata un'altra domanda da Cristina Balbi, chiede: a che normativa fa riferimento per non restituire la quota parte del fondo? Credo che si riferisca poi a quella di... Non c'è una normativa. Allora, ci sono delle sentenze in questo senso. Facciamo un attimino mente locale alla costituzione del fondo. Il fondo può essere un fondo di riserva o un fondo speciale, come ormai ci hanno insegnato, oppure il fondo cassa. Il fondo cassa è il fondo che si viene a determinare nel momento in cui c'è la gestione ordinaria del condominio, cioè eroghiamo le spese, acquisiamo i contributi, abbiamo delle somme che stanno sul conto corrente, quello è il fondo cassa, che in effetti non ha bisogno di essere costituito. Si costituisce invece il fondo di riserva o il fondo speciale, nei casi in cui sappiamo del 1135. Il fondo di riserva è quel fondo che viene destinato ad un determinato fine e viene destinato dall'assemblea che con la sua delibera pone l'obbligo pro quota ai singoli condomini di formare la provvista che serve per realizzare il fondo, torno a ripetere, di riserva. Questo fondo si può sciogliere solamente con una delibera di pari portata, cioè lo stesso soggetto, che è l'assemblea, che ha deliberato di costituire, può deliberare di sciogliere, quindi restituire le somme. Senza una delibera in questo senso contraria, nessuno può pretendere la restituzione pro quota del fondo. Bene, bene.
Allora, Tiziana Furneri ti fa tanti complimenti. Se non ci sono altre domande, passiamo al prossimo relatore. Se c'è qualche altra domanda, aspettiamo anche qualche minuto per vedere se... Ringraziamo il vicepresidente nazionale, l'avvocato Gaetano Molonia, per la lezione. Grazie. Grazie, grazie a te, Bruno. Grazie, grazie, Bruno, grazie. Grazie Gaetano. Buona continuazione. Grazie.